il ragionamento da fare è che l'evoluzione del terrorismo, cioè non è più un terrorismo diffuso, come diceva prima Enzo, parte un fax da una centrale, parte un messaggio da una centrale e le cellule dormienti sparse in Occidente che non si sapeva neanche più o meno dove. Questo è terrorismo di Stato, cioè qui non abbiamo più Al-Qaeda, abbiamo l'ISIS, è uno Stato, pur autoproclamato, ma è uno Stato. E quindi, di fatto, a tutti gli effetti, come diceva prima De Bortoli, dobbiamo metterci in testa, dobbiamo non convincerci, ma dobbiamo renderci conto che è a tutti gli effetti uno stato di guerra. Qualcuno ci ha dichiarato guerra, ha dichiarato guerra all'Occidente. Abbiamo anche chiaro chi ci ha dichiarato guerra, ripeto, uno Stato autoproclamato. Benissimo. A questo punto, proprio per andare sul discorso prima della Saudi Connection, bisogna capire, per mettere insieme l'intelligence, chi sono gli alleati e chi sono i nemici. E quindi anche qui bisogna piantarla nel ragionamento, cioè il nemico in questo momento non è Assad, non è Putin, il nemico è lo Stato islamico. Però chi sono i veri alleati? Perché su determinati paesi del Medio Oriente io ho molti dubbi che questi signori che a parole dicono di poter sostenere in qualche modo una coalizione anti-ISIS poi effettivamente lo facciano. Quindi anche qui dobbiamo sicuramente mettere assieme la questione dell'intelligence, poi tecnicamente ci penseranno chi fa parte del COPASIR, chi gestisce i servizi, che anche qui devo dire i servizi in Italia hanno lavorato benissimo, ma a mio avviso più per le professionalità di chi sta sul territorio rispetto che alle scelte dei vertici, perché i vertici mi sembrano sempre un attimino in ritardo, soprattutto sulla comunicazione al governo di quelle che sono i punti reali di pericolosità che subiamo, perché la storia della cellula di Merano, insomma, anche lì ci sono stati un po' di imbarazzi interni, però lasciamo perdere perché No, questo adesso poi ci ci serve. interessa, però magari dopo, perché vorrei sfruttare. No, No, chiedo allora scusa. il discorso, ripeto, da fare, visto che tutti quanti, Juncker stesso dice, facciamo uscire dal patto di stabilità tutto quello che viene inserito, tutto quello che viene inserito per l'aumento del livello di sicurezza. Benissimo, però non è che possiamo non fare una valutazione prima di quali sono i paesi con i quali dobbiamo condividere questa informazione, perché Chiedo altrimenti c'è il scusa. rischio che le informazioni sensibili vadano a finire dove non devono andare a finire.